Buonasera, buonasera a tutti. Apriamo oggi questo processo di partecipazione. Io sono Stefano Brinchi, il presidente di Roma Servizi della Mobilità e ho imparato in questi anni che il Grab è nato dal basso, un'opera che quindi deve essere finalizzata necessariamente con i cittadini. Questa fase di partecipazione quindi è una diretta conseguenza del processo che ha innescato il Grab. È una chiusura del cerchio che dobbiamo fare e che vogliamo fare. Il cerchio in questo caso è proprio il termine più appropriato perché il Grab, come sappiamo bene, è un anello di 45 km. Da subito, dal 2015, diciamo più o meno, da quando ho sentito parlare per le prime volte di Grab, non ho mai legato troppo questo nome a un sistema, diciamo, anulare delle bici in realtà, perché mi ha fatto sempre solo pensare troppo al GRA, a quello che conosciamo come GRA. A Roma abbiamo quello delle auto, trasporto individuale anche in questo caso, però come le bici, no? Del resto, ma sostenibile, altamente sostenibile, soprattutto in una città come Roma, dove l'83% degli spostamenti sono sotto i 30 minuti e dove il 57% del totale di questi spostamenti sono intramunicipio, il settimo municipio che è il più grande, diciamo, per popolazione e è anche in testa per questa tipologia di spostamenti. Queste sono delle piccole anticipazioni che vi ho dato, questi numeri del rapporto sulla mobilità che verrà pubblicato nei prossimi giorni, a cui abbiamo lavorato insieme ovviamente a Roma Capitale, in particolare al Dipartimento Mobilità e Trasporti e all'Assessorato alla Città e Movimenti. Quindi per noi la bici è l'elemento centrale della mobilità romana, dobbiamo solo pian piano continuare a scoprirla. Se continuo con questo modo parlo più di mobilità che di Grab e quindi torno subito al tema. Sul nome non ho molto altro da aggiungere, ma sono comunque contento che si chiami Grab, perché ormai è familiare, fa parte di tutti noi e ci fa subito immaginare che tipo di infrastruttura ci aspettiamo. Oggi io sono molto onorato e abbiamo la fortuna, di avviare questo processo partecipativo. Il primo incontro sarà un pochino più istituzionale, parleremo noi. Cercheremo di essere, insomma, concisi e precisi, nelle informazioni, ma avremo l'assessore Calabrese e l'assessore Montuori che ci illustreranno le potenzialità dell'infrastruttura dal loro punto di vista, ovviamente dal punto di vista della mobilità e dell'urbanistica. Urbanistica e mobilità che sono connesse a doppio filo, soprattutto sui grandi progetti, sui grandi temi come questo. Abbiamo l'ingegner Cirillo che ci racconterà il punto di vista del Dipartimento Mobilità sul progetto, sia relativamente agli input che ci hanno dato e ci continuano a dare sull'infrastruttura, sia per la complessità dell'iter, perché ovviamente parliamo di trasferimento fondi, di rapporti con le strutture centrali, di conferenze dei servizi per l'approvazione. Poi entreremo più nel dettaglio con l'ingegner Fuschiotto di Roma Servizi della Mobilità, che ci racconterà il progetto. Diciamo, oggi avremo una visione complessiva del tracciato, poi, come vedremo, si declinerà negli incontri successivi. Ma vorrei aprire questo evento con il MIT, rappresentato dal professor Giuseppe Catalano, che è il coordinatore della struttura tecnica di missione, che ci racconterà come il Ministero ha accolto la richiesta di finanziamento presentata dalla città di Roma e come poi è stato dato seguito al progetto delle ciclovie a livello nazionale. Prima di lasciare la parola al professore, non posso che ringraziare tutti per aver accolto con favore questo nostro incontro. Roma Servizi per la Mobilità è incaricata, come dicevo, dal Dipartimento Mobilità di redigere il progetto. Lo vorremmo fare passando anche dalla fase di partecipazione, perché per noi, ripeto, è centrale. E perché è centrale? Proprio per questo, perché crediamo nel dialogo con i cittadini, e proprio per questo abbiamo deciso di affidare il processo, la gestione del processo a VeloLove,
che chiuderà la giornata odierna raccontando i webinar che seguiranno nei prossimi venerdì su ambiti specifici del progetto. Perché proprio VeloLove? Perché abbiamo scelto VeloLove? Beh, la risposta è abbastanza semplice, perché l'hanno pensato, come sovente si legge, perché avevano anche le idee chiare su ciò che avevano immaginato. Hanno proposto l'idea ed hanno aperto le porte alla progettazione fatta da Roma Capitale, fatta con l'ausilio di Roma Servizi per la mobilità, che poi ha portato al finanziamento delle fasi successive di progettazione e allo stanziamento dei fondi per la realizzazione. Ci racconterà il processo delle sezioni successive il presidente di VeloLove, Alberto Fiorillo. Ora ritorno alla scaletta iniziale, mi avevano assegnato 10 minuti, ma io non li voglio sprecare in chiacchiere che possono essere, diciamo, solo di introduzione e quindi non voglio perdere ulteriore tempo e passo subito la parola a Giuseppe Catalano, il professor Giuseppe Catalano, che è il coordinatore della struttura tecnica di missione del MIT. Prego, professore, a lei la parola sul nostro progetto Grab. Buonasera a tutti, grazie dell'invito di cui sono molto contento perché per chi come me ha avuto e ha nel Ministero delle responsabilità nell'ambito della pianificazione, programmazione, delle strategie, degli interventi, poter constatare direttamente con mano, oltre per il fatto di essere un cittadino di Roma, che idee, strategie, progetti riescono ad avviare il loro processo realizzativo e, come è stato giustamente sottolineato, in modo partecipato, è una soddisfazione, è un momento importante. E quindi ho accolto con grande piacere l'invito a partecipare a questo momento di condivisione. Approfitterò dell'occasione per utilizzare i pochi minuti che giustamente sono sufficienti per fare delle iniziative come avete progettato, efficaci e chiare al tempo stesso, diciamo, inquadrare la vostra progettazione, la vostra strategia nel contesto più ampio che il Ministero, in una sua continuità istituzionale, questo è un paese che non ce l'ha tanto, come sappiamo anche dagli eventi di questi giorni, una continuità istituzionale, per fortuna in questo ambito una continuità istituzionale ce l'ha e mi sembra un risultato importante, anzi un incentivo importante ad andare avanti nella progettazione. Voi sapete che il Grab entra dentro una pianificazione del Ministero già qualche anno fa, sotto il governo del Ministro Delrio, al nostro Ministero, nell'ambito di 10 progetti di ciclovie importanti di valenza nazionale. La ciclovia Grab è quella che per fortuna comincia a darsi un'attuazione concreta. Con questa iniziativa e con gli atti amministrativi che l'hanno premessa, potendosi avvalere dell'intero finanziamento del Ministero nell'ordine di circa 15 milioni di euro. Ma essa si inserisce in una strategia più ampia che viene prima da una norma puntuale che identifica 10 ciclovie di carattere nazionale e di importanza nazionale, ma poi, come tutti sappiamo, con la legge 2 del 2018 che grazie al grande impegno, bisogna dire, dell'onorevole Gandolfi, a un grandissimo consenso parlamentare che è andato al di là della maggioranza di quel momento, ha dato al tema della mobilità ciclistica una dignità che mai aveva avuto nel nostro paese. Per dare concreta attuazione a quella norma, il Ministero sta concludendo, spero nei prossimi 2 mesi, la emanazione, che ovviamente anch'essa sarà partecipata con tutti gli stakeholders istituzionali e non solo, del Piano Nazionale della Mobilità Ciclistica.
che si caratterizza, la Cidovia Grab è un po' nel mezzo tra diciamo grandi progetti di ciclovie nazionali e con carattere turistico, diciamo lunghe molti chilometri, con invece un sistema diffuso di ciclovie urbane che consentano, come è stato detto opportunamente, un grande sviluppo della mobilità ciclistica. A questo si è associata la scelta di questo governo, anche diciamo cogliendo le problematiche e le opportunità della pandemia, sul fatto che la mobilità individuale debba essere dolce, debba essere non inquinante, debba essere sana. Quindi diciamo l'incentivazione all'acquisto delle biciclette e degli strumenti di mobilità dolce ha avuto un grande successo, tant'è che le risorse destinate a questo fine sono state ulteriormente incrementate. In questo scenario strategico in cui la mobilità ciclistica ha un ruolo fondamentale, è chiaro che la capacità di concretizzare gli interventi e di condividerli con i cittadini sono due presupposti per lo sviluppo e il successo ulteriore delle iniziative. Come tutti voi sapete, e mi congratulo con diciamo, gli amici del Comune di Roma, dell'Agenzia Servizi per la Mobilità, per aver dato tempestivo sviluppo al progetto e oggi avviare un processo di condivisione importante, doveroso, ma che è la premessa per la completa attuazione di interventi che diciamo, per la città di Roma in particolare, anche come è stato detto, per le sue caratteristiche, per le caratteristiche della sua mobilità, le opportunità non sono finite, perché al progetto del Grab si associa la possibilità di utilizzare ulteriori risorse che negli ultimi mesi il Ministero ha messo a disposizione sia di Roma Capitale che della città metropolitana, rispettivamente per 15 e 4 milioni di euro, diciamo immediatamente spendibili, perché sono riferiti alle annualità 20, 21 e 22. A queste risorse se ne aggiungeranno altre che sono diciamo, già in pancia del Ministero per effetto della legge di bilancio dello scorso anno, e quelle ulteriori che noi abbiamo candidato e che sono state accolte con favore dalla Commissione e mi sembra anche da tutti coloro che ne hanno discusso in queste settimane, in questi mesi, anche nell'ambito del Recovery Fund, che prevede un finanziamento di circa 600 milioni di euro su scala nazionale nei 5 anni del Recovery, sia per le ciclovie turistiche, l'implementazione e il completamento delle loro realizzazioni, sia ancora per le ciclovie urbane. Quindi, se posso concludere il mio intervento in una logica propositiva, come celebrativa da un lato, ma anche propositiva dall'altro, come mi pare nello spirito di questa iniziativa, da un lato dobbiamo festeggiare il processo che consentirà di realizzare il Grab per l'importanza che è stata già segnalata, ma anche un incoraggiamento, uno stimolo, anche magari con qualche diciamo, interlocuzione diretta col Ministero, sia con la Direzione Generale delle Strade che si occupa delle ciclovie tipo il Grab, sia con la Direzione del Trasporto Pubblico Locale che si occupa delle ciclovie urbane, sia con la struttura tecnica di missione, per diciamo condividere le opportunità che derivano da queste risorse aggiuntive che sono in parte già disponibili e che a brevissimo saranno assegnate. Perché, come dire, rilancio, non solo esprimo l'apprezzamento per quello che è stato fatto e per la realizzazione di un progetto così importante, ma perché abbiamo la concreta possibilità di ampliare la rete cicloviale della città anche ad altre parti della città stessa che sono in questo momento non direttamente coinvolte dal progetto Grab, proprio perché le risorse sono disponibili e perché l'unico vero ostacolo che impedisce diciamo, la realizzazione immediata, come i cittadini vorrebbero, delle idee e dei progetti, è proprio quello di entrare in fasi di progettazione avanzata condivisa con i cittadini. Le opere pubbliche e anche quelle diciamo meno invasive come le ciclovie hanno difficoltà a essere calate a terra sulla base, nella mia esperienza, di due criticità. La prima
e la capacità di progettazione degli interventi, che deve essere collegata, come ci è stato dimostrato anche in questa sede, dalla analisi trasportistica, dalla progettazione urbanistica e dalla progettazione tecnica dell'intervento. Questo è un paese che si suggestiona delle idee, dei sogni, ed è una cosa bella, ma che poi fa più fatica a dare a queste idee, a questi sogni, a queste suggestioni, anche quando sono così strategicamente condivise, una capacità operativa concreta. E la seconda ragione è quella che non sempre questi progetti hanno una condivisione da parte dei cittadini. Mi aspetto che in questo caso un intervento così importante di mobilità dolce, di mobilità ecologica, abbia meno ostacoli di altre tipologie di interventi sulla mobilità, che creano oggettivamente, anche nella loro strategicità, almeno temporaneamente difficoltà nella vita quotidiana, le persone che sono coinvolte da un cantiere, da una sospensione di traffico, che diciamo legittimamente esprimono preoccupazioni. Per cui concludo nel ribadire tutta la soddisfazione del Ministero per la capacità di calare a terra questo progetto, e anche la speranza, la proposizione e la disponibilità che non posso che manifestare a nome mio e dei miei collaboratori, dei miei colleghi della struttura tecnica del Ministero, che ci sono ulteriori opportunità che vanno colte e che nella misura in cui l'amministrazione di Roma Capitale, Roma Servizi per la Mobilità, tutti i colleghi che sono presenti nella call avranno, come mi auguro e come in pari abbiamo già manifestato con questa iniziativa, la voglia e la capacità di andare avanti, le possibilità ci sono, le risorse non mancano, e se coniugheremo capacità progettuale a condivisione con i cittadini, sono convinto che faremo delle cose buone per la nostra città. E se posso aggiungere una battuta finale, le buone pratiche sono infettive, non nel senso negativo, per fortuna, del termine, sono pandemiche nel senso positivo del termine, cioè laddove si dimostra che anche in contesti complessi, difficili, di tipo urbano come quello della capitale, si possono calare a terra progetti come questo. Questo fa scattare un meccanismo emulativo che consente di ampliare le sperimentazioni in contesti analoghi e nella stessa città, ed è l'augurio, l'auspicio col quale vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Professore, grazie mille, è stato molto interessante l'intervento e la ringrazio, soprattutto la coniugazione tra la capacità di progettazione e l'interpretazione del valore dei cittadini. Appunto, questo è un progetto nato dal basso, lo ricordiamo, e che quindi deve interpretare quelle esigenze, ma poi si deve confrontare anche con le possibili progettualità che possono nascere per coniugare e tutti gli aspetti. Sicuramente la disponibilità che ci offre relativamente ai nuovi fondi sarà analizzata, come facciamo sempre e con molta attenzione, proprio per rivolgerci a voi per il sostegno nella realizzazione delle opere. Grazie ancora dell'intervento. Adesso passiamo all'assessore alla città in movimento Pietro Calabrese, che vorrà illustrarci dal punto di vista della visione della mobilità la sua posizione rispetto all'infrastruttura. Grazie di essere presente, assessore. Sapevo che aveva degli impegni molto importanti, ma è riuscito a liberarsi e questo ci fa molto piacere. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera. Colgo l'occasione, questa presentazione, visto che stiamo parlando di una ciclovia turistica, colgo l'occasione per augurare appunto alla nostra città una ripresa del turismo quanto prima possibile. Per carità, noi abbiamo avuto modo di vedere, soprattutto negli ultimi mesi, per effetto appunto di questa pandemia, un aumento esponenziale dei ciclisti urbani. Siamo convinti che comunque la nostra città, dal punto di vista appunto del turismo, possa offrire con questo progetto, con la realizzazione di questa ciclovia, un'alternativa anche per coloro che amano fare turismo di questo tipo. La nostra città del resto ha innumerevoli elementi che possono fungere da attrattori che comunque, ricordo, non sono circoscritti soltanto nel centro storico, ma
sono funzione anche di quelli che sono gli ambiti sia naturalistici ma anche archeologici e architettonici, insomma, del passato, che riguardano la nostra cintura un po' più esterna. Ecco perché il tracciato del CRAB in qualche modo oggi è ancora più importante, proprio perché in alcuni ambiti entra o comunque si connette, va a penetrare, va a conoscere, a far conoscere quanto di più positivo può raccontare la nostra città dal punto di vista di una narrazione tramite appunto i veicoli anche a due ruote, a pedalata sia muscolare che assistita. Questo è sicuramente un momento importante per questa città perché, come sapete, abbiamo realizzato già alcune decine di chilometri di ciclovie, soprattutto ovviamente per quanto riguarda la volontà della nostra amministrazione su strada, andando a realizzare dei percorsi dedicati che si possano in qualche modo connettere con il resto della rete ciclabile che era preesistente. Questa realizzazione, devo dire, che comunque in alcuni ambiti è stata accolta con estremo favore da parte della cittadinanza, in altri ambiti un po' meno. Sappiamo che però l'alternativa che viene offerta, quindi alla possibilità di poter abbandonare la propria auto privata, andando ovviamente a avere dei percorsi in continuità, protetti, per potersi muovere con le due ruote, è sicuramente un passaggio che ha necessità di tempo. Un tempo che tutti quanti noi sicuramente abbiamo, perché abbiamo visto l'esperienza delle altre città, soprattutto europee, che hanno iniziato anche loro con molta fatica, ma che ad oggi possono vantare delle reti, tra l'altro integrate anche con altre modalità di trasporto, dove anche noi, rispetto a quello che abbiamo previsto nel PUNS, soprattutto per quanto riguarda la mobilità su ferro, saranno sicuramente a compendio di quello che probabilmente sarà uno scatto di orgoglio da parte di questa città per recuperare quanto appunto si attendeva da parecchio tempo, da parecchi anni. Sicuramente l'infrastruttura GRAB, dato anche il suo finanziamento, consente di realizzare anche delle attrezzature molto importanti, come sapete prevede in alcuni nodi di scambio anche la realizzazione di alcune velostazioni, cosa che in questa città comunque è necessaria per tutti quei residenti, non solo i turisti che hanno ovviamente o abitano in spazi dove non è purtroppo consentito o comunque non c'è la possibilità di poter ricoverare i propri mezzi. Quindi diciamo che da questo punto di vista oggi, quando stiamo annunciando la possibilità di avviare un percorso partecipato rispetto a degli studi di fattibilità che oramai hanno chiuso il loro, come dire, aspetto principale, tramite questa partecipazione siamo convinti che riusciremo anche nei dettagli a andare a migliorare quanto più possibile il progetto che si è già in qualche modo palesato. Questo progetto oggi, a differenza di 4 anni fa, quando fu firmato il protocollo da parte della nostra amministrazione, della sindaca Raggi, con il Ministero per poter procedere ovviamente all'avvio del procedimento, questa infrastruttura oggi può contare rispetto a una già realizzata rete, rispetto a quello che è una priorità che è stata data, le nostre consolari, la Nomentana, tra l'altro un progetto che anche questo era abbastanza datato, lasciato un po' abbandonato, l'abbiamo recuperato in poco tempo, credo forse neanche 2 anni, siamo riusciti a realizzarlo. Nomentana è che adesso tramite il nuovo programma delle ciclabili transitorie potrà contare rispetto a una estensione che potrà arrivare addirittura fino a Viale Kant per poi connettersi, scusate che ho una telefonata, per poi connettersi con la Tiburtina, anche quella con una ramificazione che dovrà in qualche modo prolungarsi rispetto alla realizzazione che fino ad oggi è arrivata più o meno all'altezza della stazione Tiburtina. Queste consolari, tra l'altro con la Tuscolana già in gran parte realizzata, la Prenestina in via di esecuzione, le altre che piano piano stiamo realizzando, Gregorio VII, per quanto non sia considerata esattamente una consolare come le altre, sicuramente è stata una realizzazione che ha trovato in molti cittadini finalmente la possibilità di potersi anche in quell'ambito muovere con una maggiore sicurezza con i propri mezzi a pedali. Devo dire che rispetto ai programmi della nostra amministrazione, tutte le consolari più o meno verranno dotate di appunto una corsia riservata. Devo dire che comunque grazie anche alla partecipazione di altre associazioni abbiamo comunque
integrato il nostro PUNS con anche quello che riguarda una serie di elementi tangenziali, uno un po' più centrale e uno un po' più invece diciamo a cintura rispetto a quello che è che offre comunque la nostra viabilità. Quindi piano piano la città si sta come dire, sta evidenziando una rete che è sempre più portante da un lato e capillare dall'altro, nel senso che poi ovviamente queste realizzazioni di cui vi sto parlando sono a cura e dal punto di vista anche amministrativo sotto il governo del Dipartimento centrale, ma sappiamo che alcuni municipi hanno già dato prova di poter procedere con, nei loro ambiti con ulteriori ramificazioni, con ulteriori elementi che vanno sicuramente a dare un segnale di cambiamento importante rispetto alla nostra città. Tutto ciò si integra, non voglio anticipare l'intervento del collega Montuori, si integra ovviamente con una visione di città che guarda anche rispetto all'urbanistica e quindi a quello che deve essere una, fino a poco tempo fa, chiamata riqualificazione dello spazio pubblico. Oggi io preferisco più chiamarlo una sorta di rigenerazione di comunità, quindi grazie al fatto di poter liberare gli spazi in superficie dalla eccessiva presenza di automobili si cominciano a destinare questi spazi anche ai pedoni e anche appunto ad altri tipi di mobilità, molto più anche dal punto di vista della salute di ogni persona, molto più diciamo salutari. Io confido nel fatto che le reti in questo caso, rispetto a anche l'intervento che mi ha preceduto, le reti che si sono instaurate anche grazie alla progettazione di questa ciclovia turistica, le reti dei tecnici, che sono sempre la parte più importante perché ci consentono ovviamente di andare non solo a definire ma anche a perfezionare nel tempo quello che comunque è già stato realizzato precedentemente. Confido che queste reti ulteriori, con il supporto della cittadinanza, che so è comunque in qualche modo orientata e anche, se vogliamo, spinta da una serie di associazioni molto attive da questo punto di vista, so che questa rete è sicuramente pronta per poter comunque dare un ulteriore supporto all'amministrazione per poter realizzare ancora di più rispetto a quello che è già stato pianificato e quello che è già stato messo a terra. Quindi io mi auguro che da questo punto di vista, come ho aperto l'intervento, la città torni ad avere quella popolazione non solo residente ma anche di turismo che in qualche modo dia, in qualche modo riporti, in qualche modo, scusate, il cambiamento che piano piano questa città sta avviando anche dal punto di vista della sua necessaria ciclabilità. Quindi auguro a tutti una prosecuzione dei lavori rispetto a quello che sicuramente ogni intervento potrà aggiungere, anche meglio rispetto al mio intervento, e ringrazio soprattutto l'amministratore delegato di Roma Servizi per la mobilità, Stefano Brinchi, che devo dire con molto coraggio sta recependo una marea di indirizzi che ovviamente in questa consigliatura sono arrivati tutti quanti insieme rispetto ovviamente a dei ritardi che si erano accumulati nel tempo. Lo ringrazio pubblicamente perché non è facile corrispondere a tutte le richieste dell'amministrazione. Assessore, grazie. Apprezzo molto il ringraziamento, anche se come dobbiamo lavorare per questi obiettivi e quindi ne siamo coscienti. Quindi il GRAB, diciamo, è sicuramente un'infrastruttura che connette tutte le ciclabili che si stanno realizzando per mano dell'amministrazione, del Dipartimento Mobilità e con il contributo di Roma Servizi e Mobilità, e il GRAB, quindi, come ci diceva l'assessore calabrese, deve fungere sia come sua apertura, offrendo uno spazio anche al cicloturismo, ma anche per completare alcune maglie dei percorsi origine e destinazione che connettono appunto gli spostamenti sistematici della città. Passo la parola adesso con piacere all'assessore Montuori, urbanistica, che sicuramente con lui abbiamo già scambiato delle opinioni circa le interrelazioni del GRAB e del suo
progetto relativo all'Anello Verde, che sicuramente ha delle connessioni importanti con questa infrastruttura, non solo, e quindi ascoltiamo lui che ci darà sicuramente una visione più esaustiva di questi aspetti legati all'urbanistica e alla sostenibilità, intesa anche dal punto di vista della mobilità. Prego, Assessore, e grazie della presenza. Allora, buonasera, buonasera Stefano, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Sono molto contento di poter essere qui a raccontare un pezzetto del lavoro che stiamo facendo, perché credo che una delle diciamo, cose più innovative che ho potuto riscontrare in questa amministrazione è la sinergia con cui stanno lavorando assessorati diversi, un tempo lavoravano come se fossero specialismi sganciati, e tra questi, devo dire, urbanistica e mobilità, fin dall'inizio sono diventati si sono dati degli obiettivi unitari, costruendo tavoli di lavoro importanti, perché io credo, e credo che in questo con Pietro Calabrese condividiamo molto alcuni obiettivi, che ormai diciamo, la ridefinizione del significato dell'abitare lo spazio della città nasca proprio nella possibilità e nell'accesso che si ha allo spazio della città attraverso il diritto a spostarsi all'interno di essa, e quindi nella ridefinizione anche di un rapporto completamente diverso delle relazioni tra abitare e lavorare, che erano quelle tradizionali su cui gran parte della città di Roma si è sviluppata. Non è un caso quindi che diciamo, l'assessorato all'urbanistica, come assessore all'urbanistica, ho voluto essere a tavolo e sottoscrivere insieme all'assessore alla mobilità, che prima era l'assessore Meleo, ma poi in continuità anche con Pietro Calabrese, il protocollo d'intesa che abbiamo fatto con anche Rete Ferroviaria Italiana per lo sviluppo di una rete integrata di trasporto che permettesse di gestire tutto il sistema del trasporto regionale e del trasporto su ferro all'interno della città. Perché io credo che ormai non si possa più guardare a Roma semplicemente come la città diciamo che ha un perimetro ben definito, come poteva essere ancora fino alla fine degli anni 80, degli anni 90, ma come una sorta di grande sistema urbano di scala metropolitana e regionale. Dopotutto a Roma arrivano persone che vengono da Civitavecchia a Latina, a Rieti, a Terni, quindi diciamo è un grande sistema che funziona nell'insieme, e perché possa funzionare è assolutamente necessario che diversi sistemi di trasporto possano integrarsi, e che soprattutto un sistema di previsioni di sviluppo oramai in alcuni casi ereditato addirittura da modelli di crescita risalenti agli anni 50 e 60, come era quello del sistema direzionale orientale, debbano essere rivisti alla luce dei nuovi bisogni e degli impegni che oramai le città stanno prendendo nelle reti internazionali riguardo a quello che sono gli abbattimenti necessari degli impatti e delle emissioni di CO2. Non è evidente che ormai la gran parte della popolazione del mondo vive nelle città, oltre il 50%, l'era urbana è ormai nel pieno del suo sviluppo, e presto il 75% delle popolazioni mondiali vivranno nelle città. Quindi nelle città si giocano le sfide del futuro, e quindi una revisione di quelli che sono il sistema delle reti ecologiche e il sistema delle modalità con cui all'interno di queste reti ci spostiamo è assolutamente fondamentale. Abbiamo lavorato al tema dell'Anello Verde, tra l'altro mutuando alcune modalità di lavoro proprio dal PUMS, e quindi diciamo anche condividendo gli strumenti, cioè creando delle mappe che ci permettessero di interagire con i cittadini per capire quelle che sono le reali trasformazioni del modo in cui la città viene utilizzata dai cittadini e da coloro che l'attraversano quotidianamente. Perché veramente la cosa più difficile che si può immaginare in una città come Roma è che le decisioni possano avvenire soltanto a livello centrale, senza ascoltare quella grande portata della vita anche informale della città, che ne definisce poi la vera vitalità. L'Anello Verde è un sistema che diciamo, interessa l'arco della città, che è collegato idealmente dalle stazioni Tiburtina, Pigneto, Tuscolana,
Ostiense Trastevere, diciamo quell'arco di anello ferroviario che interessa la spina dorsale della parte più densamente abitata della città e che diciamo, scorre parallelamente a un grande sistema di vuoti urbani che sono vuoti, come a volte in maniera un po' ironica li abbiamo voluti definire, i vuoti del fallimento dell'azione amministrativa, cioè quei grandi spazi all'interno dei quali doveva sorgere il sistema direzionale orientale, quindi il sistema direzionale di Pietralata, Tiburtino, Casilino e poi Centocelle. Ecco, oggi la costruzione di un sistema di scambi tra le reti di trasporto pubblico su ferro e questo grande sistema all'interno del quale non si è soltanto mantenuto un valore ambientale, ma si sono sviluppate una serie di attività importanti di condivisione e di sussidiarietà dei cittadini è per noi di grande importanza. All'interno di questo spazio scorre anche il Grab, che ha appunto, come dicevano anche gli interventi che mi hanno preceduti, il merito di essere un sistema finalmente anulare che diciamo, poi coordina anche tutti i sistemi di penetrazione. Questo è l'elemento fondamentale. Ci piacerebbe capire, e all'interno dell'Anello Verde, in particolare delle aree che sorgono all'interno del tra il quinto e il settimo municipio e con propaggini anche nel quarto, cioè nelle aree, diciamo simbolicamente Villa De Santis, Parco di Centocelle, Parco Tiburtino, Parco della Serenissima, fino al sistema direzionale orientale dello SDO di Pietralata, dove invece ancora si pensa di poter realizzare, e di questi giorni anche alcuni progetti stanno venendo fuori, per poter realizzare invece un polo importante collegato alla presenza della stazione Tiburtina, che è il nodo centrale da cui Roma si collega con le altre città italiane. Ecco, è importantissimo per noi che il Grab all'interno di questo sistema costruisca la spina dorsale della mobilità dolce, così come la linea del ferro che citavo prima costituisce la spina dorsale della mobilità su ferro, della mobilità dolce, dicevo, che ci permetta di attivare tutta una serie di punti di attraversamento di questo grande patrimonio ambientale che è ricco di presenze archeologiche, cioè che permetta ai cittadini di prendere consapevolezza del valore che questi luoghi hanno anche nella quotidianità e quindi per spostarsi, per andare a lavorare all'interno di questo sistema ci sono tantissime piccole stazioni minori, ad esempio, che sono oggetto di ripensamento insieme a Ferrovie dello Stato. Penso alla costruzione del nodo della stazione di Piazza Zama, che dà accesso al più grande parco archeologico del mondo, che è il Parco dell'Appia Antica. Penso al nodo del Pigneto, di cui sono stati avviati faticosamente, ammettiamo, i lavori, ma sbloccati finalmente dalla revisione di alcuni strumenti anche urbanistici all'interno della stazione Tiburtina, che hanno liberato le risorse con cui finalmente coprire il vallo ferroviario e chiudere quella che sarà una stazione di scambio locale importantissima. C'è il sistema della stazione Tuscolana che verrà potenziato e che rappresenta una vera e propria porta di accesso alla città nella sua scala regionale, un luogo in cui arrivano 120 treni al giorno, quindi un treno ogni 5 minuti che appunto collega Viterbo con il sud, diciamo, con le aree a sud, le aree a nord con le aree a sud. Ed è assolutamente fondamentale, su cui insiste una pista ciclabile radiale, che è quella lungo via Tuscolana, che interseca a sua volta il Grab. Cioè la creazione di sistemi di reti e di accessibilità, una delle cose su cui abbiamo voluto insistere sull'Anello Verde nel percorso di partecipazione, è raccontare quali sono i punti di accesso che i cittadini hanno all'interno di quest'area per poterla appunto attraversare e individuare, attraverso il racconto dei cittadini, quelli che sono quei punti necessari, quei piccoli collegamenti mancanti che invece costruiscono il grande sistema di rete e che ci permetterà, in una sorta di urban commuting, che è l'elemento più auspicabile dal mio punto di vista, ma insomma che condividiamo, cioè la possibilità di avere mezzi di trasporto che si scambiano tra mezzi ciclopedonali, tra grande trasporto ferroviario, trasporti locali metropolitani. Non è un mistero, e qui mi accingo a chiudere, che gran parte di questi flussi di traffico che arrivano ogni giorno entro Roma, oltre 1 milione di persone, sono anche persone che arrivano da Orte. Io conosco una persona che ogni giorno si metteva a Orte con la bicicletta piegevole sul treno e arrivando a Roma
poi si spostava per 5-6 km per andare al lavoro. Ecco, questa modalità è un esempio, ma so che ce ne sono tantissimi, è secondo me la modalità di futuro e l'Anello Verde incarna questa visione. È una visione che attualizza i bisogni della città, secondo noi, e che lo fa tenendo insieme esigenze di sviluppo e esigenze, diciamo, di integrazione delle reti di trasporto. Grazie. Grazie Assessore, grazie mille per gli spunti, soprattutto una piccola sintesi relativamente alla stazione di Zama, che comunque costituisce sicuramente un elemento centrale rispetto sia al parco che all'Anello Verde, ma anche tutto il sistema di Tiburtina, perché se riusciamo a potenziare ferro e rete ciclabile, e quindi sostenibilità a 360 gradi, sicuramente le cubature anche hanno, diciamo, un respiro diverso e una possibilità diversa di essere raggiunti. Grazie mille, Assessore. Passiamo al Dipartimento Mobilità, che, come sapete, è l'organo tecnico-amministrativo dell'amministrazione comunale che gestisce tutte le opere della mobilità, compreso il GRAB. Noi siamo, diciamo, Roma Servizi, il braccio operativo, ma appunto chi è a capo del Dipartimento, l'ingegner Carolina Cirillo, ci consente di sviluppare dei progetti, ci fornisce gli indirizzi, definisce i tempi e le modalità e noi collaboriamo con loro proprio per lo sviluppo della ciclabilità, anche della ciclabilità. La parola al direttore del Dipartimento, ingegner Carolina Cirillo. Buonasera a tutti, ringrazio Stefano e VeloLove per l'invito a questo primo incontro con la cittadinanza che avvia il nostro processo partecipativo. Io cercherò di inquadrare il progetto del GRAB nell'insieme più complessivo delle azioni che sta ponendo in campo il Dipartimento per la Mobilità. Come dico sempre, da quando ho assunto questo incarico, prima erano 6 mesi, adesso è un anno vissuto pericolosamente con l'aiuto anche dell'emergenza con cui abbiamo vissuto, e abbiamo messo in campo una serie di azioni a volte anche straordinarie con la squadra che in qualche modo oggi mi sta presentando questo progetto Roma Servizi, il supporto che non ci è mai mancato dell'assessore. E per illustrarvi il contesto in cui si inserisce il progetto del GRAB, mi aiuto con una presentazione che farò scorrere illustrandovela. Ovviamente dobbiamo partire dal piano urbano per la mobilità sostenibile, in cui, una volta approvato ad agosto dello scorso anno, abbiamo inserito anche questo progetto nell'ambito di tutti gli interventi della mobilità cittadina. E quindi, in questo contesto, in linea con le indicazioni anche della Commissione europea, la ciclabilità urbana è diventata un tassello centrale del quadro generale delle politiche per la mobilità. Io non vedo a video la presentazione. Bene, e quindi all'interno degli obiettivi che ci si pone nell'ambito degli sviluppi dell'offerta di mobilità, quello di integrare la rete infrastrutturale. La rete infrastrutturale delle modalità soft di mobilità, quale la ciclabilità e la pedonalità, è uno degli obiettivi che ci siamo posti. Scorrendo la presentazione, eccola. Ovviamente la nostra azione, il nostro progetto si inserisce in tutti i nostri pilastri che hanno guidato la nostra azione, da miglioramento diciamo, ed efficientamento della gestione del traffico urbano fino agli impatti in ambito di ambiente, sicurezza e una visione integrata. Ah, non vediamo la presentazione. Bene,
Mi fermo un attimo, altrimenti posso andare anche a braccio e quindi poi magari metteremo a disposizione le slide per coloro che ci stanno seguendo. E quindi proseguirei. Come stavo dicendo, quindi il Grab si inserisce nei nostri pilastri di intervento come miglioramento, diciamo, interventi sulla gestione del traffico, efficientando l'uso dello spazio stradale e integrando la rete infrastrutturale con interventi diretti in materia di politica ambientale, sicurezza e visione integrata della mobilità cittadina, con il supporto e la cooperazione degli stakeholder coinvolti. In questo contesto si inserisce appunto il progetto Grab, che prevede una creazione di una ciclabile urbana che si definisce la più lunga del mondo, un anello ciclopedonale di circa 45 chilometri, che si snoda completamente all'interno della città di Roma. È un'infrastruttura, sarà, ce l'immaginiamo, un'infrastruttura leggera, un percorso in gran parte pianeggiante, e che del percorso totale solo circa 2 chilometri insisteranno su tratti attualmente fortemente interessati da un flusso di veicoli motorizzati. Ovviamente metteremo insieme circuiti o segmenti ad oggi già percorribili dai biker, ma diventerà, diciamo, sia la città che in definitiva anche il nostro paese avrà un corridoio verde che parte, se vogliamo idealmente fissare un punto di inizio da dove far avviare il percorso sul nostro cerchio, parte da una strada che, se pensiamo, l'Appia Antica è nata oltre 2000 anni fa e arriva alle architetture contemporanee del Mazzi, ai quartieri del Quadrare di Tor Pignattara, e attraversa percorsi con i nostri più grandi monumenti che la città offre ai turismi, ai turisti, il Colosseo, San Pietro, attraversa parchi e paesaggi agrari come il Parco degli Acquedotti, la Caffarella, e ville storiche quali Villa Borghese, nonché i percorsi fluviali del Tevere e dell'Aniene. Quindi il progetto, che ha come obiettivo, abbiamo già detto più volte, il percorso della ciclovia, in coerenza ovviamente con le finalità del progetto che ci richiese il MIT quando partì la collaborazione, è il rafforzamento e lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale, che valorizza spazi urbani, questo è molto importante, che diversamente resterebbero invisibili ai turisti, e viene prevista una massima interconnessione tra la rete ciclabile esistente, poi l'ingegner Fuscotto, che seguirà con un intervento più tecnico, illustrerà più nel dettaglio gli elementi, i punti di forza del progetto, e garantisce la più ampia integrazione dell'infrastruttura nel sistema della mobilità urbana. Il progetto è sia complesso che articolato, e poiché la nuova infrastruttura nel suo passaggio all'interno della città assume caratteristiche diverse, affinché sia sempre riconoscibile, sia sempre individuabile la ciclovia, abbiamo anche avviato un progetto di identità visiva che renderà riconoscibile l'intero anello ciclabile del Grab. Concludo con qualche piccolo dato, purtroppo di tipo amministrativo burocratico, per comprendere come, cioè per illustrare più che comprendere come il progetto, seppur è andato spedito in tutte le sue fasi, è nato a settembre del 2016, quando è stato sottoscritto il protocollo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dei Beni Culturali e Roma Capitale, attraverso la nostra sindaca, la sindaca Raggi. Dopodiché è stato redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica, livello minimo di progettazione, che è stato presentato al MIT, che ha comunque finanziato l'opera per circa 15 milioni, come diceva il professor Catalano, e diciamo, approvando il progetto, siamo arrivati a fine 2018, quindi sono passati 2 anni per l'approvazione del primo livello di progettazione. A febbraio del 2019
il progetto a livello minimo è stato, il Ministero ha espresso la propria valutazione positiva sul progetto e a febbraio 2020 è arrivata la prima tranche di finanziamenti. Ovviamente stava scoppiando, rammentiamo tutti, la crisi pandemica che ha coinvolto l'intero pianeta e quindi noi però non ci siamo fermati. Abbiamo da subito messo a gara il progetto la realizzazione della progettazione definitiva, il secondo livello di progettazione previsto dalla norma e in questo anno abbiamo affidato gli incarichi di progettazione e si sta completando la progettazione definitiva. Questo per arrivare, noi ci auguriamo entro l'estate alla chiusura delle conferenze dei servizi previsti per legge e portare a gara entro la fine dell'anno l'esecutivo con la realizzazione. Come vedete, diciamo, ho un ruolo un po', diciamo, antipatico, però abbiamo evidenziato come pur andando a tappe forzate, il progetto che ha visto l'avvio nel settembre 2016 probabilmente vedrà la realizzazione, se tutto andrà bene e noi manterremo lo stesso passo, ovviamente avviando anche questo percorso importantissimo di partecipazione direttamente con le comunità interessate, forse vedrà la luce l'opera, in realtà vedrà la luce da partire dal 2022, ma dobbiamo essere molto bravi. E quindi qui mi fermo un attimo a far comprendere come porre in essere progetti in città, su una città, non solo sulla città di Roma, diciamo è abbastanza complicato e mi permetto di dire con le attuali norme ordinarie che ci supportano con... conosciamo tutti il codice dei contratti, purtroppo diciamo gli impegni per arrivare poi a realizzare l'opera impegnarci passano anni, quindi dal 2016 siamo arrivati a fine 2021. Ringrazio tutti per l'intervento e do la parola a coloro che mi seguiranno. Grazie mille ingegner Cirillo anche per aver rappresentato questa parte più scomoda, diciamo, di illustrazione dei tempi, la difficoltà che oggettivamente c'è sia per gli affidamenti sia per ovviamente la parte seguente, le procedure amministrative seguenti. Mi dispiace molto della presentazione, quindi del problema tecnico che c'è stato, sicuramente la metteremo a disposizione perché avrebbe sicuramente aiutato a comprendere meglio alcuni passaggi. Vediamo se con l'ingegner Fuschiotto di Roma Servizi di Mobilità, il nostro RUP, anche diciamo la persona che segue tutta la progettazione delle opere di ingegneria per Roma Servizi della Mobilità, spero che la presentazione, se c'è una presentazione, mi conferma che funzioni correttamente, così potremo vedere alcuni dettagli del progetto. Scusateci, stiamo andando un pochino più lunghi del previsto, ma abbiamo cominciato anche con qualche minuto di ritardo, quindi vi prego di avere pazienza per l'illustrazione. Prego, ingegner Fuschiotto. Buonasera a tutti. Innanzitutto chiedo cortesemente di sapere se si vede la presentazione. Sì, si vede. Si vede, perfetto. Allora, molte cose già sono state dette, quindi cerco di non ripetere, diciamo, troppe cose. È un'infrastruttura, lo sappiamo, è lunga 45 chilometri, fa tanti mestieri questa infrastruttura e sicuramente non è soltanto un'infrastruttura turistica, è un'infrastruttura che noi, a cui è stato dato un importante compito, che è anche quello un po' di riqualificare, di rivalorizzare ambiti che non sono soltanto ambiti importanti dal punto di vista archeologico o monumentale, ma anche dal punto di vista naturale. E soprattutto è una infrastruttura di connessione, perché questa infrastruttura connette tanta rete ciclabile, tanti ambiti pedonali e tante parti della città, diciamo, che non sono connesse se non da strade, spesso nemmeno da strade. Per dare un'idea, diciamo, del valore di connessione di questa infrastruttura,
Abbiamo riportato questi elementi, tenete conto, questi sono degli elementi che stavano nei moduli di valutazione del Ministero dei Trasporti, che chiedeva di conoscere nell'ambito di 2 chilometri intorno all'infrastruttura, di conoscere quali sono i punti attrattori. L'ingegnere limitati non nei 2 chilometri, ci siamo limitati a dire quali sono quelli che intercetta direttamente. Come vedete, è un tracciato assolutamente di grandissimo rilievo, intercetta dal punto di vista dell'intermodalità tutte le metropolitane, 5 linee di tram. In realtà ne mancano 4, quelle che ci sono state finanziate o che speriamo che ci vengano finanziate nelle prossime istanze del Ministero dei Trasporti. Intercetta le ferrovie urbane, le FL, ma soprattutto dal punto di vista dell'accessibilità ai beni culturali, come vedete intercetta 4 musei: il Pantheon, il Colosseo, il Foro Romano, il Parco dell'Appia Antica, il Parco Regionale dell'Aniene. Intercetta tutto, qualsiasi cosa, e questo la rende un'infrastruttura veramente eccezionale e unica, non in Italia ma unica al mondo. È un'infrastruttura, vi dicevo, che fa tanti mestieri, è un'infrastruttura votata all'interscambio e quindi all'interconnessione con le funzioni locali, è un'infrastruttura appunto turistica, anzi questa è la sua funzione principale e per questo che è stata finanziata. È un'infrastruttura di connessione tra i parchi, tra le aree verdi, tra le riserve naturali. Purtroppo si è ribloccata la connessione dell'ingegner Fuschiotto. Aspettiamo un momento per vedere se riesce a recuperare. Alessandro? Se non ha problemi di connessione, credo che sia più opportuno tornare in diretta. Ok, grazie. E direi di passare all'intervento successivo, nell'attesa di ripristinare il collegamento con l'ingegner Fuschiotto. Andiamo verso l'intervento finale che illustra il percorso che faremo nei 5 venerdì successivi. Ovviamente anche la presentazione di Gian Fuschiotto verrà messa a disposizione e se riusciamo a recuperarlo ovviamente la completiamo. Il presidente di VeloLove che vedo con me, accanto a me, è Alberto Fiorillo, che ci racconterà come VeloLove gestirà per conto appunto di Roma Servizi per la Mobilità il percorso partecipativo delle prossime settimane. Prego Alberto Fiorillo. Grazie Brinchi. Allora, diciamo che da questo punto di vista potremmo essere interscambiabili, potrei proseguire io la presentazione di Alessandro, però giustamente se non riusciamo a recuperarlo possiamo pubblicarla comunque sugli spazi social e sui siti internet dedicati per portarla a conoscenza. Però è molto importante la presentazione di Alessandro Fuschiotto, perché illustra il carattere multidimensionale del Grab, l'aveva detto prima il professor Catalano, poi è stato più volte ripetuto nei vari interventi che si sono succeduti. Non è solo una ciclovia turistica, non è solo una pista ciclabile, ma è un intervento multidimensionale sullo spazio pubblico. E io, prima di andare nella parte tecnica del discorso che riguarda i laboratori di partecipazione, volevo solo sottolineare una parola che è coraggio, che è apparsa più volte nel corso di questo incontro in relazione a delle scelte coraggiose che sono state fatte. Io vorrei sottolineare che le scelte coraggiose sono fatte da persone coraggiose, e forse qui va fatto un ringraziamento a Del Rio, che nel maggio del 2015 ha accolto la nostra proposta. Insomma, diciamo, non è una prassi consolidata,
ma non accade molto spesso nei paesi anglosassoni, non è una prassi consolidata per l'Italia che delle proposte presentate dai cittadini si trasformino poi in infrastrutture peraltro con quelle caratteristiche che i cittadini hanno individuato. E tra le scelte coraggiose vorrei fare una scelta coraggiosa anche a oltre 150, un ringraziamento agli oltre 150 professionisti che hanno messo gratuitamente il loro tempo e le loro energie e le loro risorse a disposizione dell'elaborazione della prima idea progettuale tra il 2014 e il 2015, architetti, ingegneri, designer, agronomi, paesaggisti e via dicendo, che hanno consentito appunto a Belolov di elaborare la prima idea progettuale e poi di elaborare un disegno che ci sta accompagnando fino ad oggi e che oggi finalmente, per mano di Roma Capitale e di Roma Servizi per la Mobilità, inizia il suo percorso finale per diventare infrastruttura. Allora, l'aveva ricordato anche Brinchi nel suo intervento, quello del Grab è stato un processo bottom-up e dunque un naturale completamento di questo processo, sta in un percorso di partecipazione pubblica che dovrebbe consentire alla comunità locale di essere più sensibilizzata e di poter rafforzare il proprio senso di responsabilità e di appartenenza verso il territorio, nonché anche di formulare, questo verrà richiesto nel corso degli incontri partecipati, la possibilità di nuove opportunità sociali, ambientali, economiche e di fruizione delle risorse territoriali che sono lungo il Grab. Tutti i quartieri interessati hanno già espresso sia in incontri che erano stati organizzati con la cittadinanza, sia attraverso un interscambio costante che c'è stato attraverso i vari canali di comunicazione, a tutti i quartieri interessati hanno già espresso in questi anni la volontà di inserire anche le proprie suggestioni, le proprie proposte, le proprie idee all'interno delle scelte pianificatorie e di trasformazione del territorio che è attraversato dal Grab. E dunque il piano di fattibilità tecnico-economica di cui ci stava illustrando i contenuti prima Alessandro Fuschiotto, elaborato dal Comune di Roma, diviene un'ottima occasione di coordinamento e ottimizzazione di idee, iniziative, di valorizzazione e di fruizione del territorio possono, questo è il compito che ci attende, stimolare una migliore qualità dell'opera pubblica, facilitare l'ideazione di attività, di iniziative, di strategie atte a garantire la valorizzazione dell'ambiente e la nascita di una serie di item che possano accompagnare sia la realizzazione dell'opera che poi la sua fruizione futura. Il percorso partecipativo sarà articolato in una serie di incontri pubblici, questo è il primo e serve, diciamo, ad inquadrare il tema e a fornire gli spunti per la discussione successiva, che sarà una discussione pubblica, ampia, partecipata, aperta, libera, speriamo anche franca, e gli altri a seguire saranno invece incontri tematici ispirati tutti dai principi della partecipazione, ossia quello che avevo già sottolineato prima, un percorso partecipato serve a produrre risultati qualitativamente migliori, serve ad ampliare la capacità di tutti di condivisione delle scelte, serve ad accrescere il consenso rispetto alla realizzazione di opere pubbliche che ancora in Italia, parlo in particolar modo della ciclabilità e della pedonalità, fanno sempre meno, è vero, però fanno ancora fatica ad affermarsi presso l'opinione pubblica e valorizza, è un percorso che sicuramente vuole valorizzare il capitale sociale della società e ad impedire una conflittualità sia nel momento della realizzazione dell'opera e sia quando l'opera diventerà finalmente fruibile. Cercheremo in questi percorsi partecipati di raggiungere punti di incontro e di condivisione delle scelte prese e inoltre l'obiettivo, lo dicevamo già nella stesura della prima idea progettuale, è quello di creare le condizioni affinché realtà formali e informali, quartieri e cittadini si prendano cura del Grab, sia suggerendo
soluzioni tecniche e realizzative ritenute più efficaci, ma sicuramente sia prendendosi cura del GRAB. E prendersi cura del GRAB vuol dire sicuramente garantire che il percorso, una volta realizzato, sia sempre fruibile, pulito e ben manutenuto, accogliente, sicuro e controllato, ma significa anche stimolare e favorire la funzione di luogo di aggregazione per i quartieri e la città che questo spazio condiviso può svolgere. Tutte queste funzioni, crediamo, non debbono diventare una mera voce di spesa a carico dell'amministrazione, ma un'opportunità di coinvolgimento dei cittadini, anche delle microimprese, degli esercizi di vicinato, nella difesa e nella valorizzazione dei beni comuni. Velocemente racconto quelli che sono gli appuntamenti in programma. Ne abbiamo già uno molto importante il 22 gennaio prossimo. La formula scelta sarà comunque sempre quella, naturalmente causa pandemia, degli incontri online, ma affiancata anche dalla possibilità, per chi non avesse comunque la possibilità di partecipare in diretta, di dare il proprio contributo o attraverso la posta elettronica o attraverso i social. Il primo incontro dunque sarà quello dell'area di via San Gregorio, il prossimo sull'area di via San Gregorio, quindi il Colosseo e la connessione con il Circo Massimo, le Terme di Caracalla e poi la Pia Antica, il 22 gennaio prossimo. E il tema centralissimo, importantissimo della Pia Antica e del patrimonio archeologico capitolino, e mi fa piacere che tutti nei propri interventi abbiano citato l'importanza di questo enorme parco capitolino, che in realtà va dal Colosseo fino ai Castelli Romani ed è ricco di testimonianze non solo architettoniche, non solo archeologiche, ma anche paesaggistiche particolarmente importanti. Questo appuntamento è previsto il 29 gennaio. Gli altri appuntamenti invece riguarderanno il nodo di Villa Gordiani e l'area del parco lineare, poi ancora l'area di Via Guido Reni, quindi quello che nei progetti di Roma è il Miglio delle Arti, tra l'auditorium, il Maxi, il Ponte della Musica e l'area del Foro Italico. E infine l'altro incontro territoriale interesserà tutta l'area della riserva naturale dell'Aniene. Poi ci saranno invece tre incontri tematici che riguardano: il primo, l'accessibilità universale del GRAB; il secondo, la multimodalità e quindi l'integrazione tra il sistema ciclabile della capitale e il sistema dei trasporti capitolino; e l'ultimo invece, l'ultimo appuntamento, quello sulla green economy e il turismo, che riportano il GRAB a questo valore che è stato indicato anche di ciclovia turistica. Sicuramente una ciclovia turistica che si candida a essere la ciclovia più bella del mondo, di questo ne siamo, credo, convinti tutti. Noi avremo anche il compito di raccogliere tutte le suggestioni che dovessero pervenire. Abbiamo sicuramente il compito, molto ben accetto, di creare le condizioni affinché ci sia una ricca partecipazione della cittadinanza, e quindi faremo in modo che in tutti i modi possibili si possano raggiungere il maggior numero di persone, il maggior numero di associazioni, quelle che hanno già partecipato al percorso del GRAB e quelle che comunque insistono da tanto tempo sui territori. L'obiettivo di tutti, speriamo davvero che il 2022 faremo tutti qua, ci impegneremo tutti quanti perché il 2022 sia veramente la data in cui il GRAB diventerà percorribile per Roma. Io sono arrivato in conclusione, l'ultima cosa che vorrei dire è che intanto un'infrastruttura umana è già stata costruita, o meglio, che un'infrastruttura umana Roma già la possiede, ed è questa infrastruttura che è stata, diciamo, ha avuto una sua forte espressione sia con il GRAB, ricordavo 150 professionisti, ma centinaia di volontari che hanno partecipato ad eventi, iniziative, attività, pulizia delle ciclabili romane, eccetera, eccetera. E tutta questo entusiasmo, questa grande forza che riesce a manifestare Roma deve essere sicuramente incanalata, bisogna avere la capacità sicuramente di incanalarla per un'opera molto più grande, che non è, diciamo, non è fatta di calcio e mattoni o di asfalto e prati erbosi,
ma è fatta di persone, che è un'opera di trasformazione della città di Roma. Grazie a tutti, grazie a Stefano Brinchi e, come si dice, ci vediamo per il prossimo appuntamento. Grazie, grazie Presidente Fiorillo. A questo punto io credo che, non so se l'ingegner Fuschiotto è di nuovo connesso e voleva chiudere il suo intervento, se abbiamo ancora tempo, pochissimo tempo, eccolo l'ingegner Fuschiotto, soprattutto se voleva concludere anche senza presentare, diciamo, quei concetti che stava illustrandoci sulle diversità e, e la complessità dell'opera. Gli ultimi 2 minuti, 3 minuti e poi chiudiamo. Guarda, per la verità ti ringrazio Stefano, no, perché non so nemmeno dove sono arrivato, io in realtà la mia presentazione l'ho conclusa fino alla fine, ma da solo. Va bene, quindi ringrazio tutti quanti, avremo modo poi per approfondire successivamente, poi se c'è qualche domanda magari posso rispondere, ma insomma. Grazie, grazie, grazie Alessandro. Allora io direi di chiudere qui, questa è la nostra prima giornata più istituzionale, appunto non aperta al confronto, ma che inizieremo, come diceva appunto il Presidente Fiorillo, da venerdì 22. Grazie a tutti, grazie ai relatori che hanno partecipato e a chi ha seguito la diretta Facebook. Buona serata.